Buonasera, sono Bruno Pezzuto, commissario straordinario del Comune di Brindisi. Perché Brindisi ha creduto di potersi candidare per questo importante appuntamento? Credo innanzitutto alla sua storia, molto risalente, protagonista intorno con il suo porto, nata per iniziativa dei Messapi, ha avuto uno sviluppo storico assolutamente interessante, colonia latina, la presenza dei Romani ha sedimentato monumenti e un patrimonio archeologico che vi è assoluto rilievo, un parco archeologico che ci è invidiato. Successivamente ci sono state realizzazioni di grande importanza, la presenza significativa delle colonne romane, terminali della Via Appia, a significazione di questa congiunzione tra Roma e Brindisi, il paesaggio, il Salento, e Brindisi è parte del Salento che ha un appeal turistico, ha acquisito un appeal turistico in questi ultimi anni di rilievo, possiamo dire, internazionale, e tutti hanno avuto possibilità di apprezzare lo spirito di accoglienza, la disponibilità dei cittadini salentini. Le attività culturali sviluppate in Brindisi, soprattutto nell'ultimo decennio, intorno alla realizzazione del nuovo teatro, un teatro moderno che forse è il più grande dell'Italia meridionale, un teatro che non è solamente un riferimento culturale, un monumento, ma è anche significativamente esposto e impegnato nella realizzazione di programmi artistici di grande importanza e di grande richiamo. E tutto questo ha spinto Brindisi a disvelarsi, a richiamare l'attenzione internazionale su di sé. Non è una pretesa, non è una presunzione, perché ritiene di poter proporre bellezze che sono di particolare rilevanza. Speriamo di poter partecipare degnamente a questa competizione. Indubbiamente l'Italia offre tante belle realtà che sono qui raccolte. È difficile la comparazione, è difficile il concorso di queste belle realtà, però la presenza di Brindisi in questo importante e significativo contesto credo che sia già un successo. In questo arco di tempo si è guardato e soprattutto si sono praticate iniziative per poter realizzare una rete di sostegno a favore della candidatura di Brindisi. Questa rete di sostegno che non si esaurisce soltanto nell'ambito della provincia, tutti i comuni appunto della provincia sono stati coinvolti, sono stati sensibilizzati, ma si è allargata fino a prospettare la necessità di questa particolare attenzione che si deve rivolgere all'aspirazione di Brindisi anche agli altri capoluoghi di provincia della Regione Puglia, per modo che si possa realizzare un riferimento territoriale più significativo che forte delle qualità che si ritrova la regione, possano essere sostegno assolutamente importante per portare avanti questa aspirazione. Abbiamo anche, una volta constatato che dopo la proposizione della candidatura di Brindisi c'era anche quella di Lecce e di Bari, assunto iniziative per poter verificare la proponibilità di un'unica candidatura, proprio per dare quella indicazione di una regione che vuole proporsi per questo risultato di particolare significato. Noi crediamo che il substrato su cui si sta lavorando corrisponda sia nel senso che c'è quella disponibilità a farsi carico della necessità di sostenere con forza questa determinazione che è stata assunta,
sia perché la Regione Puglia, nella sua articolazione territoriale, è riuscita in questi ultimi anni a proporsi con propria capacità, non ha avuto sostegni dall'esterno, per poter esaltare, per poter proporre le bellezze naturalistiche, le bellezze monumentali con le sue sfaccettature diverse, proposizioni, sia il barocco leccese, sia le vestigia romane, siano le vestigia messapiche che si ritrovano un po' nelle nostre zone, ma soprattutto con una rete turistica che ha supportato quella attenzione e in una certa misura ha soddisfatto le aspettative di tanti turisti che ormai si rivolgono al territorio della Regione Puglia per poter passare le loro vacanze, per poter venire ad ammirare i tanti monumenti che quella regione, quel territorio si ritrova. Quindi sono tutte realtà che si sono nel tempo realizzato e quindi non è solo l'aspetto paesaggistico, l'aspetto monumentale come testimonianza di un passato fatto di grande civiltà, di grande cultura, ma anche l'attività dell'oggi finalizzata ad incrementare, ad accrescere questo patrimonio, soprattutto ad esaltarlo attraverso interventi di riqualificazione che sono stati molto appropriati, che sono stati impegnati nella utilizzazione di tutti i fondi europei che potevano essere appunto utilizzati per questo scopo. Questo lavoro continua, io credo che nei prossimi mesi, una volta che si saranno determinate le nuove rappresentanze elettive, almeno per quanto riguarda Brindisi, che come è stato ricordato è sotto gestione commissariale, si accelererà questo lavoro di collaborazione per poter arrivare magari alla definizione di quella candidatura unica che richiami o che coinvolga la Puglia nella sua interezza. Grazie.